con il professor Juan Carlos De Martin, docente del Politecnico di Torino e fellow della Harvard University, al convegno Prime tappe per un'agenda digitale regionale e Gov Open Data e ruolo dei cittadini, che si è svolto giovedì 10 maggio nello spazio del Consiglio regionale al Salone del Libro, sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio regionale e l'assessore all'innovazione della Regione. Il convegno, incentrato sul documento dell'Unione Europea Digital Agenda for Europe, una delle 7 iniziative faro della strategia Europa 2020 che fissa obiettivi per la crescita nell'Unione Europea da raggiungere entro il 2020, ha analizzato le possibili ricadute sui territori regionali. Questo documento propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso culturale e sociale. Il digitale non è semplicemente un settore produttivo come altri. Il digitale e in generale tutto quello che ruota intorno al digitale è come l'elettricità nel XX secolo, è come il vapore nel XIX secolo. Cioè la tecnologia dominante e chi la capirà meglio, la implementerà meglio, avrà un vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri, sia dal punto di vista economico, culturale, civile, eccetera. Quindi dobbiamo smettere di guardarlo in maniera settoriale e l'agenda digitale europea è intelligente perché dice il digitale è trasversale, riguarda la cultura, riguarda l'alfabetizzazione, riguarda la democrazia, riguarda l'impresa e dobbiamo vederlo in maniera integrale. Ecco perché agenda digitale. Il primo punto sarebbe una consapevolezza culturale e politica a tutti i livelli che l'Italia questa trasformazione epocale la sta vivendo non capendo. C'è in gioco il futuro economico, culturale, politico, democratico di un paese come l'Italia. Dobbiamo recuperare un gap. Altri paesi che sono molto più avanti hanno piani per diventare ancora meglio e quindi il rischio che il gap diventi ancora più grande.